Fashion Film Festival Milano, un'iniziativa tra le più interessanti promosse dal tuo mandato, no? Come amministratore delegato della Camera Nazionale della Moda. Qual è il senso di questa iniziativa che intende premiare giovani filmmaker, no? Che dovrebbero comunicare i valori della moda, giusto? No, esatto. Vabbè, diciamo la cosa più importante sono le nostre collezioni, che sono state tantissime questa settimana che abbiamo appena finito. Però io ho voluto in particolare fare questa attività del Fashion Film Festival perché, come tu sai bene, essendo cioè proprio, no, di formazione professionale, che vengo di un altro mondo, in effetti ho visto subito che questi fashion film, i corti, sono un altro forma, un nuovo linguaggio che usa anche la moda per parlare del brand. Questa opportunità di fare un evento qua a Milano, che è la prima volta, è l'unica, devo dire, finora, degli Fashion Week, dove c'è un Fashion Festival, un Film Fashion Festival collegato, è un modo di anche espandere i temi di quelle che è la moda, perché la moda, è vero, sono le collezioni, le sfilate e anche altri stimoli come questo. Certo, tra l'altro quello della comunicazione è un argomento abbastanza particolare per la moda, no? Che si è sempre affidati a grandi registi, fotografi e mai a dei produttori, dei filmmakers, tanto meno alle agenzie di comunicazione. Ora, grazie anche alla rete, no, a internet, sì, esatto, adesso è possibile una nuova forma di comunicazione, è possibile quindi anche un riavvicinamento tra mondo delle agenzie e grandi brand. Ma è vero, potrebbe essere, però ci sono due mondi che no, possono avvicinarsi di più proprio a questo, con questo stimolo. Questo concorso che abbiamo fatto per i giovani questa volta, secondo me, è stato molto interessante perché abbiamo visto veramente i giovani, non necessariamente con i budget enormi, a creare dei film che veramente di altissima qualità, che ha sorpreso anche la giuria, che è stato di alto livello. Sai che c'era Franco Sozzani, Tim Blanks, Luca Guadagnino e anche Claudio Donaldson di Nowness, perché è altissima giuria che hanno apprezzato molto. Ecco, ma i giovani hanno lavorato su un brief particolare relativo a dei brand oppure? No, no, assolutamente, no, è stata una raccolta, è tutto gratis. Di fare questa raccolta di film legato alla moda che erano già stati fatti, per cui ognuno poteva andare. Poi è stato molto internazionale, da Thailandia, dell'America e ovviamente anche qualche italiano. E noi abbiamo preso l'opportunità di raccogliere a livello internazionale non soltanto i fashion films che hanno fatto i nostri brand italiani, però anche tanti internazionali. Si vede che è una tendenza, come dicevi te, sempre di più usare questo linguaggio digital, aiutate, perché riusciamo anche a diffondere di più ai costi anche i contenuti, non è più televisione, e riusciamo a fare, no, ormai si usa tantissimo storytelling, anche il suo ruolo anche per la moda. Quante candidature avete ricevuto? Ci sono stati 350, qualcosa in più che la prima volta. E questo speriamo che sarà la prima di tanti altri. E quanti vincitori ci saranno? I vincitori sono 9, sì, di diverse categorie, tipo editing, musica, migliori film per i giovani, e stasera facciamo un onore anche tre personaggi, cioè proprio visionari, che hanno fatto un contributo notevole proprio il fashion film. L'ultima domanda, è possibile un incontro tra agenzie e mondo della moda sul terreno della comunicazione, oppure sono due mondi destinati a viaggiare separatamente? No, non l'escludiamo. Okay. Va bene, bene, dal Fashion Film Festival di Milano con Jerry Reeve è tutto per ADV Express TV, Salvatore Sagor.